Arcas Medical Care utilizziamo un laser ad alessandrite di ultima generazione che ha tre principali vantaggi per il paziente. In primis una grande efficacia, è il prodotto assolutamente più efficace sul mercato rispetto agli altri macchinari. In totale sicurezza per la pelle del paziente, quindi sicuro sulla pelle ma molto efficace sul pelo. Seconda cosa, la sicurezza e l'igiene. Infatti non viene applicato niente sulla pelle del paziente e si utilizza un distanziale monouso diverso per ogni paziente, quindi niente gel e molto sicuro. Terza cosa, assolutamente importante, è molto meno fastidioso rispetto ad altri laser. Infatti c'è un brevetto particolare, un raffreddamento a criogeno, insieme al raggio laser c'è questo spruzzo di un raggio raffreddante che permette un maggior comfort durante l'epilazione. Possiamo trattare virtualmente ogni parte del corpo, a partire dal cuoio capelluto fino alla punta dei piedi. C'è solo una grande attenzione per l'area perioculare, quindi il laser non verrà fatto sulle zone delle palpebre. Assolutamente sì, infatti già dalla prima seduta possiamo vedere un numero di peli inferiore e soprattutto un rallentamento della crescita. L'età minima per sottoporsi al trattamento laser è di 14 anni, in ogni caso è meglio aspettare la fine della pubertà perché gli ormoni possono avere un ruolo nella crescita dei peli. In ogni caso, durante la visita preparatoria valuteremo se è già l'età adeguata. Nella maggior parte dei casi 4-6 sedute è il numero corretto. In 3 sedute possiamo arrivare a perdere fino all'80% dei peli. Non ci sono controindicazioni al trattamento laser durante il ciclo mestruale, né dal punto di vista dell'efficacia né della sicurezza. In ogni caso, se dobbiamo trattare l'area inguinale, è molto utile utilizzare un assorbente interno. Visto che il laser colpisce la melanina del pelo, è importante non essere abbronzati, altrimenti l'epilazione sarà meno efficace e meno sicura. Quindi aspettiamo di perdere l'abbronzatura e poi facciamo il trattamento laser. Prima dell'epilazione è molto importante, nei 20 giorni precedenti, non depilare a strappo, quindi non andare a togliere il pelo perché ovviamente noi dobbiamo colpirlo col raggio laser. Appena prima della seduta invece è importante passare il rasoio, in modo da rendere il pelo molto corto così che noi possiamo colpire solo all'interno della pelle quello che ci interessa. La durata della seduta dipende dall'area che andiamo a trattare, quindi per un'area molto piccola come ad esempio il baffetto, in pochi minuti la seduta sarà risolta. La seduta è quasi indolore, quindi si sente solo un lievissimo fastidio perché c'è un getto di raffreddamento che permette di togliere il dolore e il fastidio rispetto ad altre tecnologie. Durante la seduta non viene applicato nulla sulla pelle, dopo il trattamento invece è utile applicare una crema idratante lenitiva. Dopo la seduta laser potrebbe rimanere un leggero rossore che potrebbe persistere anche per 1-2 giorni, ma non ci sarà praticamente nessun fastidio. Per un mesetto circa la ricrescita sarà molto rallentata, quindi aspetteremo a vedere ricrescere il pelo, che poi crescerà sempre in quantità inferiore. In Humanitas Medical Care abbiamo stabilito di fare una visita preliminare prima dell'inizio della terapia laser, che è molto importante per l'efficacia del trattamento e per la sicurezza del paziente. Andiamo a valutare 4 cose principali: la tipologia di pelle e di pelo, quindi è molto importante arrivare col pelo visibile, se ci sono patologie e quali farmaci prende il paziente, quindi mi raccomando portate sempre tutta la vostra documentazione. Terza cosa, l'eventuale stato di gravidanza, che potrebbe essere una controindicazione temporanea ovviamente. E ultima cosa, la presenza di un'abbronzatura o comunque la qualità della melanina della pelle, per capire quanto può essere efficace e sicuro questo trattamento. Il laser, oltre ad avere un beneficio in senso estetico, perché ovviamente andiamo a ridurre la quantità di peli che abbiamo sulla pelle, ha dei benefici in generale, perché certamente ci rende la pelle più liscia dopo ogni seduta. Nel tempo, e questo lo vedremo soprattutto a distanza di 1-2 anni, la pelle diventerà molto più liscia, perché tendiamo a perdere appunto quell'aspetto più a grattugia della nostra pelle che c'è in alcune aree dovuto proprio al follicolo vitifero. Oltretutto abbiamo un minor rischio di follicoliti e di infiammazione dell'unità pilosebacea, quindi tutto quello che ci capita a volte ad esempio dopo la ceretta o la rasatura. Diminuisce il rischio di peli incarniti, quindi di peli che crescono sotto pelle, e di cisti.
E ultima ma non meno importante, diminuisce anche l'odore della sudorazione, perché il numero dei peli è strettamente correlato alla carica batterica sulla nostra pelle, che è quella che determina l'odore. Quindi diminuendo i peli diminuisce anche l'odore della sudorazione.